Ecco, ciao raga. Penultima tappa del cammino di Santiago. Parlerò di Trump ancora, volendo rispondere un po' anche alle obiezioni che giustamente sono state poste. Le problematiche di interpretazione che scaturiscano dal fatto di basarsi su fatti narrati a discapito delle evidenze. Una cosa per tutte, si paragona Trump a Kennedy con una sottile differenza, che Kennedy, oltre ad essere stato colpito al primo colpo, ci ha lasciato le penne, povero. Trump, no. No che sia felice per questo, anche perché penso realmente che sia una montatura, per cui non mi pongo nemmeno il problema. Però per favore, non siate così ingenui da paragonare i due eventi. È un po' come quando il giornalista più sexy del web dice: "Mi stanno censurando! Mi stanno censurando, aiuto, aiutatemi!" Rispetto a chi invece è censurato sul serio, cioè li chiudono i canali, ok? Una è una notizia creata nella testa delle persone, l'altra è un fatto. Allora, prima di andare sul punto dell'argomento, vi parlo 2 minuti del cammino. Questa è la penultima tappa, dicevo, lunga. 38 chilometri. Sono partito presto questa mattina. La sensazione che hai, tappa dopo tappa, è che impari un cliché. Impari l'importanza di prepararti prima per una cosa. È fondamentale, perché quando non ti prepari prima, tutto è difficile. Quindi la preparazione, e poi durante il viaggio ci sono tutta una serie di difficoltà. Questa, per esempio, è stata una tappa dove il primo caffè me lo sono preso dopo 12 chilometri. Direte voi, cosa vuoi che sia? Quando l'unica cosa che puoi avere è un caffè. Ovviamente so che non è proprio il massimo della salute, però anche consideratelo in una chiave, diciamo, come si può dire? Aspetta, guarda, se qui è tutto bene, sì, in una chiave di particolare, ecco, come quella di un cammino. Quindi questa problematica, ma anche problematiche fisiche, fitte al ginocchio, alle caviglie, ai muscoli, alla schiena. Ieri mi sono fatto trattare il collo, perché avevo delle tensioni, poi man mano, continuando, si sciolgano. Man mano che tu continui, avendo chiaro il tuo obiettivo, che in pratica è la tappa successiva, tutte queste problematiche si vanno a sciogliere. Dopo 20 tappe così, anzi, farei meglio usare un numero alchemico, dopo 21 tappe così, tu assumi un cliché, che è questo: ti prepari bene, vai fino in fondo. Ci sono le difficoltà, le superi, anzi, si assorbono da sole e arrivi alla meta. Il doping di questo sforzo, perché vi posso assicurare che è uno sforzo, considerate che per ogni tappa mi cambio almeno 3 magliette perché sono matite di sudore. Il dop, quindi è molto faticoso, a dire il vero. Il doping di tutto questo è il motivo per cui lo fai. Quando hai un grande motivo, allora trovi la forza per fare un sacco di cose. Per questa ragione,
Stiamo pensando di organizzare un cammino con un gruppo abbastanza ristretto di persone, dove per questo cammino che stiamo organizzando ci sarà ovviamente la possibilità di camminare in solitaria, indipendentemente da quello che comunque sono i ritmi organizzativi, quello che stabiliremo, ma soprattutto di poterlo si condividere come no, quindi ci sarà la massima libertà. E per questo cammino sarà previsto un programma di almeno 2 mesi, 1 mese e mezzo di preparazione per poterlo affrontare quello che organizzeremo noi. Perché uno sforzo a questa maniera non lo puoi fare se non sei allenato e se non sei a conoscenza di tutte quelle che sono i dettagli tecnici, quindi dalle scarpe, le bacchette, lo zaino, che devi affinare. Ecco, intanto il viaggio che stiamo organizzando in Marocco sta andando alla grande. Per quanto riguarda Inside Experience, abbiamo già completato la rosa. Ci sarà a luglio Inside Experience 2. Abbiamo già completato la rosa delle persone che verranno, dei lettori. E il prossimo appuntamento, il più imminente, è il webinar che mi ha invitato a fare il giardino dei libri il 22 alle 21. E lì, ragazzi miei, ci sarà una sorpresa molto grossa che non vi lascerà come vi ha trovato. Non la sorpresa di una mia notizia per voi, non sono così banale. Una sorpresa per quanto riguarda un qualcosa che ha preso per quanto riguarda la gestione della realtà. Intanto ci sono, non so se li vedete, due uccelli in amore. Due uccelli in amore sembra il titolo di un film porno, però effettivamente sono proprio due volatili in amore che stavano, diciamo, non penso si dica tubando perché tubano i piccioni, però insomma via, dall'esito di quello svolazzamento abbastanza prevedibile. Bene, comunque il cammino di Santiago rimane comunque la cosa più potente che ho fatto fino a questo momento di tutta la mia vita, eh. Per questa ragione ne farò anche il prossimo anno, farò quello organizzato, ma farò anche quello in solitaria, ovviamente. Solitaria, condizione solitaria, che qui negli ultimi 200 km del cammino manca assolutamente. Ho fatto un fuori tracciato per 2 o 3 km per pulirmi la mente da solo, con rischio di perdermi per non vedere sempre costantemente persone, perché poi non è che sono rifrattare alle persone. Sono rifrattari al fatto che molti di questi vengano a farsi una passeggiata e quindi parlano e ridono e cosano. Non c'è più quella gentilezza che ti portava a percepire l'altro, con cui potevi anche condividere, per esempio, anche degli obiettivi. Si vedeva, si capiva che anche lui era in procinto di gestire un suo tormento, un suo problema, come te. Questa solidarietà silenziosa si percepiva, che poi si traduce in rispetto spontaneo. Non c'è più questa cosa e di conseguenza si assistono anche a scompostezze metropolitane, tipo due signore italiane, siccome dovete sapere che ciò stando veramente molto bene, per questo devo soltanto ringraziare Izzo con le sue targhette che mi sta risolvendo tutta una serie di problemi, quindi la condizione fisica è all'ennesima potenza. Sto da Dio, cammino veloce, per chi mastica il trekking vado a una media costante di 6 all'ora, che è quasi corsa, 7 è corsa, corsetta. E questo ritmo lo tengo per tante ore, 2-3 ore. E quindi supero tutti. Sorpasso in pratica una signora, anzi due signore italiane,
che sentendosi superati, non so per quale ragione, come se fosse una gara, io francamente non ho capito con quale stato d'animo, pensando anche che fosse spagnolo forse. Guarda questo è un Emiel Cammino toscane. Questo è sport. Che mi sono girato, mi sono fermato. Gli ho detto: signore, mi deve scusare, ma mi scappa da cagare. Sto correndo per questo. Ah, mi scusi, mi scusi. Non dicevo mica a lei. Che cazzo lo dicevi? È incredibile come la codardia faccia spesso pandam. Guarda che bella questa panchina dove ti metti a osservare il tutto. La codardia, quando una persona non ha coraggio delle sue azioni, faccia pandam con la stupidità. Guardate che posti. Questo è un posto dove ti puoi fermare. Guarda che bello, ve lo faccio vedere. Laggiù c'è una botta di persone. Questo è un altro barrettino dove ti puoi fermare. Si notano dei bar che sono particolarmente scelti, vengono scelti con più facilità, altri no. E questo dipende dalle decorazioni che mettono, che sono in risposta a una gioia che hanno. Quindi un barista, proprietario di un bar che è felice, mette tutta una serie di cose che poi alla fine attraggono delle persone inconsapevolmente. Persone più tristi, persone per esempio che pensano solo a vendere, sono tristi perché non si divertono, hanno un bar, magari anche diciamo più grande, però non attraggano la medesima, il medesimo numero di persone. Boh. Ah, poi una cosa molto bella, due cose belle del cammino, è che in quasi tutte, guardate che botta di gente, ragazzi. Questa è una via crucis, una transumanse. Questa purtroppo è. Non so se ripetendo il cammino rifarò questo pezzo, devo essere sincero, perché per quanto sia bellissimo, bellissimo, al di sopra di ogni immaginazione, però poi alla fine è una gita. E invece la solitudine tanto raccomandata da chi mi scrive, che io di fatto poi racchiudo e raccolgo, qui non c'è assolutamente. Non è che una persona non è in solitudine nel momento in cui non fa, che ne so, fa un video di mezz'ora. Sei in solitudine, non sei in solitudine quando tu sei, guardate che transumanza, in mezzo a migliaia di persone costantemente. Questa è una cosa molto importante. Francamente, qui non sto sentendo la magia della camminata. Quindi, due cose belle. Una cosa bella è che molti hanno scritto: non si accetta targhetta, solo pagamento effettivo. Che vuol dire non si accettano carte di credito, soltanto soldi contanti. E vedi gli americani che rimangono un po'. Ma it's problem for me. E il barista lo guarda e gli dice: lo sappiamo. Vogliamo che non diventi anche un nostro problema, e questo è meraviglioso. Altra cosa bella è che spesso si vedono dei posti in cui per fermarsi ci sono delle macchinette automatiche per poter prendere un caffè oppure cibo spazzatura, dalle brioche confezionate, industriali, barrette energetiche che di per sé sono composte per lo più di zucchero, hanno una percentuale di zucchero in una dita. Una persona che non è abituata a mangiare lo zucchero, come il sottoscritto, non ce la fa a mangiarle. Sono deserte, non c'è nessuno. Nessuno. Perché comunque si predilige sempre il contatto umano. Queste sono le due buone notizie. Bene, allora passiamo a Trump. Chiaramente io non so. Non sono nella condizione di prendermi gioco di Trump, perché non ho bisogno, perché
quello che farà sempre un sistema è quello di convincerti che il sistema è per te, che sei del popolo, quando è precisamente il contrario. Se Trump avesse detto patrioti, anzi patrioti no, perché essere dei patrioti vuol dire essere dentro un grandissimo sistema, cioè tu difendi una nazione che ti sei trovato, semplicemente lo fai perché sei dentro un automatismo, non perché la senti la nazione. Io non sento l'Italia come istituzione, io sento gli italiani, le caratteristiche psico, come si possono chiamare, il sentimento italiano che viene caratterizzato da un luogo, da un'alimentazione, da un modo di essere, pregi e difetti. Sono innamorato di quello, non del fatto che siamo italiani. E mi piace moltissimo sottolineare le differenze che ci devono essere tra nord e sud, tra est e ovest. Quindi già dire patrioti ti metto già dentro un sistema. Se Trump avesse detto no ragazzi, il sistema parlamentare presidenziale è veramente una presa per il culo, facciamo tutta un'altra cosa, via, fuori dai palazzi, fuori da ste storie, si fa una cosa nostra e si decide, si rimette in mano tu, dalla Costituzione in poi, tutto, si cambia tutto. Allora avrebbe un senso, però lui non è lì per fare questo, lui è lì per perpetrare, per consentire a un sistema totalmente corrotto e deludente che possa comunque continuare a essere attendibile. Il sistema, quando è logoro, non cambia il sistema, che rimane sempre quello. Il sistema, quando è logoro, cambia i beniamini. Cambia i beniamini. Il giornalista più sexy del web, oppure Alessandro Di Battista, Alessandro se non mi ricordo, Di Battista, cosa sono a fare? Sono lì per sostituire i giornalisti e i politici che si bruceranno nel percorso. Sono dormienti. Ora il giornalista più sexy del web non è molto dormiente. Tirato fuori l'applicazione. Ha detto l'hanno scaricata in 25.000, nemmeno se li vedo. Lasciamo stare. Avete visto? Ha proprio una redazione al suo servizio. Lui cosa è lì a fare? È lì a sostituire, oppure anche Di Battista, è lì a sostituire un sistema corrotto. Quindi il Movimento 5 Stelle, avendo tradito tutto quello che c'era da tradire, cosa ci rimane? Nulla. E invece no, perché arriva Di Battista e dice io che sono un fondatore del Movimento 5 Stelle, che sono stato anche allontanato da questo, perché io sono un puro, voglio continuare gli ideali del Movimento 5 Stelle, votatemi. Così le persone lo votano. Che bello, lui sì, come quello che ha fatto Salvini con la Lega. Sono tutti uguali, ragazzi, sono sistemi. Come fai a non capire questo? Detto questo, Trump è una figura totalmente dentro al sistema, che semplicemente lui lavora per il sistema, basta. È vero che non ha mai fatto, è vero che non ha mai fatto guerre, è altrettanto vero, ricordatevelo, ve lo dovete ricordare, tutti i trampiani, vi dovete ricordare che l'ha detto, grazie al punturino si sono salvate milioni di persone, ve la devo ripetere questa cosa perché probabilmente non ve la ricordate, grazie al punturino si sono salvate migliaia di vite. Ve la ricordate questa cosa?
Non ve la ricordate più, l'avete rimossa. E quando qualcuno le ha detto: "Ma il vostro presidente, ora che sta salvando tutti i bambini nel tunnel, sentite che cazzata che ha detto?" Eh sì, perché lo deve dire. Ma se lui deve dire queste cose quando non è nemmeno presidente, perché è stato deposto, allora qualunque altra persona è più coraggiosa di lui. Oppure, se deve sottostare, porca puttana, tanto cazzo chiacchierano queste qui. Vedete, ecco, questo è il cammino di merda. Queste qui, che non importa un cazzo fare il cammino. Sono qui a chiacchierare, a rompere il cazzo a chi invece cerca di fare delle cose sensate, vai. Oh, vaffanculo. Scusatemi. Cioè, ma poi urlano, capito? Bene. Allora, se Trump è costretto a dire certe cose, vuol dire che è dentro un sistema. E di conseguenza non può fare niente di concreto. Vedetela da vari punti di vista. Ma perché esistono questi beniamini? Perché così le persone, questo è il punto fondamentale, per quale ragione vi distruggo i sogni? Per quale ragione? E guardate, sono scelte antipopolari queste qui, eh? Perché vi devo dire quante persone tolgono l'iscrizione, me lo scrivano. Cancellato l'iscrizione, sei del sistema. Una mi ha scritto, che effettivamente aveva ragione questa qui, eh? Mi ha scritto. Questo qui, il killer. Il killer era del partito repubblicano, non democratico. Cioè, imparano l'inglese prima di parlare. E poi, ma in maniera molto più aspra, ora io non ce la faccio perché ho proprio visto, proprio la scema. Che l'ho scritto, ah, mi scuso, l'ho assecondata perché ovviamente come fai con i pazzi, come con lo psiconano, cosa fai? Lo assecondi. Sono andato a vedere il profilo, così, per la piena soddisfazione, andiamo a vedere il canale di questa persona. C'è proprio una donna, una cretina, che effettivamente si parla l'inglese, basta. Chiuso. Basta. Una cretina, proprio una cretina a giro, capito? E quindi tante volte che si leggono dei commenti, fin tanto che non sono accompagnati da perizia psichiatrica, che dovrebbe servire anche per aprire certi canali YouTube, si prendono per buoni pensando che possono scaturire da persone normali quando in realtà sono sub. Bene, quindi una persona che crede nel sistema, perché tutti vogliono, si arrabbiano quando li smitizzo Trump, riportandoli alla ragione, facendoli vedere delle ovvietà, che lui si è messo porca puttana la mano sull'orecchio, che è stato colpito da un proiettile e non è uscito il sangue. Di fronte a queste cose, assieme a tutte le altre cose che sempre più persone stanno mettendo in evidenza, mettendo in chiaro quello che sta succedendo, quello che è successo, a me se non concesso che sia vero, le persone mi dicano: "Ah, e di quelle tre persone che sono morte, ci sono due risposte che tu non consideri. Uno, che morti potrebbero essere finti. Due, che per le torture gemelle non è che si fanno dei problemi eventualmente." Te ne dico anche la terza, che ci sono i Chris Hector. Quindi tu non puoi avallare una narrativa sulla base delle informazioni che ti dà un sistema, perché veramente prendi il diploma, prendi la compostela del coglione Super Saiyan, pensando di aver ragione. Perché le persone quindi non vogliono svegliarsi? Perché se c'è Trump che gli cambia la vita, loro non devono fare nessuno sforzo. Finalmente me la posso godere, arriva la giustizia. Il lieto fine delle fiabe è per farvi credere che il buono vince sempre e il cattivo sopperisce. Come mai Renzi è ancora a piede libero allora? Il fatto di pensare nel Salvatore, sto parlando spagnolo, sto già pensando in spagnolo, ve lo dico. Il fatto di pensare al Salvatore, guardate che bello, è un escamotage per farvi stare fermi. Ve lo dico a voi perché questa cosa non funziona più per me. E non ci sto fermo. Se voi credete
che possa salvarvi una persona, voi non muovete più un passo. Non fate la vostra rivoluzione umana, non cambiate, non partecipate alla vostra evoluzione. L'unico sforzo che avete è di stare insieme con altri cretini come voi a festeggiare il niente. È questo quello che accade. Qualcuno dice, ah, chi sei? Te per dici cretini, prima di tutto. E ti senti cretino vuol dire che lo sei. Due, una persona che va a esultare una manifestazione o va a urlare alla Meloni, mi hai tradito! O va a manifestare perché le vogliono togliere il lavoro. Il lavoro non si tocca. Ma cretino, ma sono stato carino. Poi qualcuno mi dice, però sei tutto te, non è che sono tutto io, questo è l'ABC, ve lo devo spiattellare in faccia, vi devo anche fare un pochino arrabbiare, vi dovete un pochino svegliare da questo cazzo di sonno che avete cambiato, smettete di guardare la televisione, guardate i canali della controinformazione che sono spinti dalla televisione e non ve lo vedete, non ve ne accorgete, e questo è il problema. Quindi, due buone notizie. Uno, perché per migliorare la propria vita è necessario fare una rivoluzione personale. Due, che se anche gli altri non la fanno, a voi andrà bene ugualmente. Non inciderà nella vostra vita, perché credere che scelte differenti di altri possono incidere sul proprio andamento è un programma del sistema per farci combattere l'un con l'altro. Ve la rifaccio. Credere che le scelte di altri possono sacrificare la propria condotta è una credenza che ha indotto un sistema per fare in modo che noi si combatta l'altro che la pensa diversamente. Stato severo. Molte persone mi ringraziano per questo, me lo dicono, guarda, mi sei stato sui coglioni perché quando hai parlato male di Greta o quando, non so io, quanti hanno smitizzati, sapete quanti, anche perché io parto dal presupposto che il sistema è funzionale a se stesso, per cui tutto quello che mi dà il sistema ovviamente... Poi però ho capito e effettivamente hai ragione e da lì mi è cambiata la vita, perché quando tu smetti di spalleggiare, di sostenere, di essere gente, inizia a cambiarti la vita. E questa è la storia della mia vita. Sì, lo so, ci sono delle persone che danno in pasto quello che i cretini vogliono, come c'è un altro, ragazzi, minchia, che era un giornalista, ma veramente, ma uno proprio uno sfigato, veramente, non mi ricordo il nome, se non lo farei, no, non me lo ricordo, detto, ma sentiamo un pochino cosa pensa la finta controinformazione così per fare, e questo continuava insistentemente, Trump come Kennedy, sono le due persone, infatti la famiglia Kennedy sostiene la famiglia Trump, ma delle cazzate totali, capito? È normale che tu raccolga il consenso delle persone, perché i cretini sono la maggior parte, Però poi, quando vai a fare le radunate, perché non sono manifestazioni, sono radunate, e parli a dei cretini, che soddisfazione hai? E ti guardano, evviva, evviva! Con le bandierine in mano, anche soddisfazione hai? La soddisfazione della vita è quando hai a che fare con persone di livello, perché sei stato in grado di creare un livello. Ecco, questo ve lo dovevo dire. Per quanto riguarda l'attentato di Trump, per quanto sia importante non avere dubbi, ci sono tante di quelle cose che non tornano, che solo una persona obnubilata o un fanatico non può vedere, solo una persona totalmente rimbesuita non riesce a osservarle. Se non vi basta, pensate solo a questa che secondo me è la più evidente, poi una persona fa tutte le considerazioni che vuole, comunque pensate soltanto a questa. Un cameraman che ha la camera fissa, stabile, su quello che dice il vicepresidente durante un discorso, quelle non sono camere a spalla, sono camere con il cavalletto, fisse,
Nel momento in cui sparano, l'unico a spostarsi è il cameraman. E inquadra il niente. Come mai ha fatto questo? Perché lì sarebbero potute emergere tutta una serie di cose totalmente incongruenti che poi avrebbero dato adito a un'interpretazione, a questo punto, obiettiva della vicenda. E questo è quello che accade. Questa è la ragione per cui, a mio modo di vedere, il cameraman ha cambiato traiettoria. Quindi tutti quelli che credano che l'attentato sia vero mi devono rispondere a questa cosa. Come mai non si spostano quelli dietro, ma si sposta il cameraman? Tutte le altre decine di defezioni ve le faccio dire da altri. Poi la buona notizia invece è che finalmente, quando faccio dichiarazioni sufficientemente schiette, ho visto un nutritissimo gruppo di persone che ha ringraziato e è persuaso. Si è pensato da solo, non è che l'ho pensato io, è persuaso di quello che realmente è accaduto. Questo mi ha confortato. Quindi, signori miei, per favore, capiamo che il sistema sarà sempre lì a salvare se stesso, cambierà i beniamini, li darà ora da una parte, ora dall'altra, saranno comunque... lo sfegamento cambia forza. E però di fatto ci sarà sempre qualcosa che loro di fatto faranno per fare in modo che la gente rimanga dentro un sistema. Bene, guardate questo che zaino, come se l'è messo. Ho aggiustato più zaini alla gente durante il percorso. Questo qui che c'è tutto lo zaino da una parte, si sta spaccando la spalla e l'anca, per non parlare del ginocchio. Vabbè. Ok ragazzi, questo è quanto vi dovevo. Domani farò l'ultimo intervento dal Cammino di Santiago, poi parto. Aereo alla sera. Parto direttamente da Santiago. Sono partito da Malpensa e ritorno da Berlusconi. Questa è una cosa abbastanza disorientante, però comunque questo è quello che è accaduto. Ci vediamo domani. Intanto mi inquadro. Eccoci qua. Aspettate che mi sono intrecciato nel frattempo. Ecco. Ok ragazzi, buon proseguimento di giornata e a presto. Ciao ragazzi.